Con l'esame finale si è concluso il corso per pizzaiolo svoltosi presso il centro professionale turistico alberghiero Aldo Moro di Reggio Calabria e finanziato dalla provincia con i fondi del bilancio dell'ente. L'attestato è stato rilasciato a 15 giovani, tra cui due ragazze, a conclusione di un'attività di formazione di 600 ore complessive, 200 di teoria e 400 di attività pratica, svolta presso le varie pizzerie che opera a Reggio Calabria nel suo hinterland. L'età media di quanti hanno acquisito la qualifica è di 25 anni, i più giovani appena di 18 anni. La prova finale si è svolta presso lo spazio espositivo della sede storica della provincia, dove i partecipanti al corso di formazione sono stati impegnati nella preparazione della loro specialità classico-personalizzate, che poi sono passate all'esame della commissione esaminatrice per il giudizio finale. La professionalità e la fantasia dei neopizzaioli è stata apprezzata sia dagli esaminatori sia da quanti al termine dell'esame hanno partecipato all'assaggio finale. Allora, naturalmente è grande la soddisfazione nell'aver consegnato oggi 15 attestati di formazione per pizzaioli su un tema a noi molto sensibile e molto caro. Intanto la valorizzazione dei prodotti tipici della nostra terra, e la pizza riteniamo che faccia ormai parte integrante del nostro patrimonio enogastronomico, e quindi la possibilità di che questi ragazzi possano, in un settore molto trainante, che è quello appunto dell'enogastronomia, approcciarsi con una formazione professionale, devo dire, molto qualificata, che ha consentito loro di acquisire questa qualifica di pizzaioli, quindi 15 ragazzi, tra i quali ci sono due ragazze, anche questo è un elemento altamente significativo, che oggi conseguono un attestato importante che può aprire nuove frontiere sul loro futuro occupazionale.